Perché Impact ha deciso di darsi questo nuovo impegno? Fondamentalmente perché, malgrado ci sia stato un grosso impegno, il risultato non è stato ancora particolarmente incisivo. E allora ci siamo detti, perché non andare in campo aperto, far sì che sia il cittadino stesso che in qualche modo più consapevole delle sue possibilità di essere curato appropriatamente, di essere protetto dal dolore, richieda per l'appunto questa protezione. E quindi termini che oggi stanno diventando ormai popolari, il patient empowerment, il paziente che diventa competente e potente nell'interlocuzione, ma ancora di più patient engagement, il paziente che crea un'alleanza con il professionista per essere curato al meglio, possono rappresentare dei concetti che in un ambiente come quello del meeting possono trovare una espressione appropriata.